Il rapporto tra la Repubblica di San Marino e il territorio riminese è antico, consolidato, però io credo ci fosse bisogno di un rilancio di questi rapporti in un momento storico difficile, lo sappiamo per tanti motivi, geopolitiche, sanitarie. Credo che darci una prospettiva comune sia il modo migliore per pianificare il futuro dei nostri territori, per dare le risposte che i riminesi e i sammarinesi si attendono, e devo dire che ho trovato una grande voglia di collaborazione da parte del governo sammarinese. Cominceremo subito a lavorare perché non vogliamo avere dei pezzi di carta dove abbiamo scritto qualcosa, ma vogliamo fare in modo che quella carta si tramuti poi in impegni concreti e in obiettivi raggiunti nell'interesse appunto del territorio. Ma ci saranno dei tavoli tecnici, quindi tavoli politici e tavoli tecnici, dove delegazioni appunto del governo e del comune di San Marino si incontreranno per andare proprio alla sostanza delle questioni che vogliamo affrontare. Mobilità, turismo, sanità, insomma tutte le tematiche che interessano due territori contigui che per molti versi sono omogenei. Uno dei motivi per cui oggi siamo qui e abbiamo condiviso questo accordo è proprio perché c'è condivisione sull'importanza del rilancio dell'aeroporto di Rimini e San Marino possibilmente. È un'infrastruttura fondamentale, noi abbiamo oggi quell'aeroporto che è in concessione ad una società privata che tra l'altro sta facendo un ottimo lavoro, e credo che poter supportarlo a livello istituzionale, a livello magari anche dei plus giurisdizionali che la Repubblica di San Marino potrebbe portare, è importante per l'aviazione civile, passeggeri, ma anche per i cargo e quindi tutto il trasporto merci che le nostre imprese, le imprese del territorio riminese e sammarinese possono avere come beneficio qualora si potesse rilanciare il settore cargo.